Adesso continuiamo a parlare, purtroppo l'avete visto, l'abbiamo letto, maltempo, alluvioni, famiglie sfollate in Emilia-Romagna, allagamenti in centro, a Bologna, a Imola, due persone sono state portate in salvo, restano tra l'altro anche molte preoccupazioni perché sembrerebbe che nella parte centro-orientale possa continuare ancora a esserci la pioggia, quindi il livello idrometrico possa ancora alzarsi. Allora, colleghiamoci con Luca Manselli, responsabile provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna. Buongiorno, allora le vorremmo chiedere qual è la situazione in questo momento, la difficoltà che avete anche in questa situazione proprio per operare e per portare le persone in salvo. Sì, buongiorno. Noi siamo impegnati da ieri per il soccorso alla popolazione. Questa notte, ieri abbiamo salvato molte vite umane, persone che erano rimaste intrappolate con la propria vettura, circondata dalle acque, oppure abbiamo recuperato persone che erano intrappolate nella propria abitazione. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco sono un corpo nazionale, sono venuti i Vigili del Fuoco da tutta l'Italia. In questo momento state vedendo le immagini del Drago 151 del reparto volo di Bologna, che ieri ha tratto in salvo una famiglia che era rimasta circondata dalle acque a seguito della rottura dell'argine del fiume Sillaro. Le operazioni stanno proseguendo, proseguiranno fino a che ci sarà bisogno, fino a che ci saranno persone da salvare e ovviamente beni a mettere in sicurezza. Comandante, stiamo vedendo anche le immagini, la piena del fiume, tra l'altro ecco, le operazioni anche del vostro elicottero, le difficoltà. Stavamo dicendo che potrebbe ancora esserci pioggia, tra l'altro proprio in questo momento mi arriva maltempo anche nel Salento, vento abbatte alberi e luminarie della festa, quindi anche lì comunque molta preoccupazione. Dobbiamo dire che in questo momento sono arrivate anche le varie macchine dalle altre regioni, quindi ancora una volta stiamo vedendo che la macchina dei Vigili del Fuoco funziona in modo eccellente. Sì, allora i Vigili del Fuoco sono un corpo nazionale e quindi noi abbiamo le risorse che vengono da tutta l'Italia e quindi nel caso dell'Emilia Romagna, in questo caso sono venute risorse dal Veneto, dalla Lombardia, dalla restante parte della regione, dal Centro Operativo Nazionale, quindi una delle forze, sicuramente uno degli pregi del corpo nazionale è quello che è nazionale e quindi possiamo fare affidamento sulle forze, sulle risorse di tutto il territorio nazionale. Prima di concludere, le chiedo anche una cosa: che consiglio si sente di dare alle persone che ci stanno guardando? Quindi immagino ovviamente quello di non mettersi in auto se non è indispensabile uscire, di magari anche non telefonare, perché in quei momenti sappiamo che le varie celle telefoniche sono prese d'assalto per richiedere emergenze. Quindi se anche lì non è d'urgenza, non telefonare, non scrivere, non mandare anche messaggi. Sì, allora i consigli sono quelli che dà la Protezione Civile Nazionale, che sono quelli che in caso di alluvione di recarsi nei piani alti dell'edificio, non prendere la macchina perché spesso si crede che l'altezza dell'acqua sia inferiore e poi quando la macchina entra nell'acqua poi non si è in grado poi di uscire e ovviamente non uscire di casa se non è strettamente necessario. Grazie, grazie Luca Manselli.